Giovedì 9 maggio, in prima serata su Rai 3, va in onda l'ultimo appuntamento con A raccontare comincia tu, la trasmissione che ha riportato in televisione Raffaella Carrà che, con la sua semplicità e il suo inconfondibile caschetto biondo, ha incontrato importanti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, dando vita a interviste toccanti, intime e molto emozionanti. Dopo aver intervistato una vera diva del cinema come Sofia Loren e alcuni dei personaggi più importanti della televisione come Maria De Filippi e Fiorello e uno degli sportivi più apprezzati come Leonardo Bonucci, protagonista della scorsa puntata, nell'ultimo appuntamento di A raccontare comincia tu, Raffaella Carrà incontrerà il regista Paolo Sorrentino. A raccontare comincia tu, Sorrentino protagonista dell'ultima puntata. Paolo Sorrentino è uno dei registi più importanti del cinema italiano che ha riportato l'Oscar in Italia dopo ben 15 anni di assenza, con il film cult La Grande Bellezza. A raccontare comincia tu, dunque, regalerà al proprio pubblico un'immagine diversa del famoso regista che, insieme a Raffaella Carrà, ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera, dagli inizi come semplice assistente di produzione alla consacrazione hollywoodiana con l'Oscar che è stato un grande riconoscimento non solo per il suo lavoro, ma per tutto il cinema italiano. Non mancheranno aneddoti, curiosità inedite e immagini significative dei suoi successi internazionali, dai film come La Grande Bellezza e Loro fino alla serie Evento dei Young Pope. Paolo Sorrentino, Maradona mi ha salvato la vita. Durante l'incontro con Raffaella Carrà non mancherà il capitolo dedicato a Maradona che gli ha salvato la vita. A raccontarlo, in un'intervista di qualche tempo fa rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, fu proprio Sorrentino, a me Maradona ha salvato la vita. Da 2 anni chiedevo a mio padre di poter seguire il Napoli in trasferta, anziché passare il weekend in montagna, nella casetta di famiglia a Rocca Raso, ma mi rispondeva sempre che ero troppo piccolo. Quella volta finalmente mi aveva dato il permesso di partire, Empoli-Napoli. Citofonò il portiere. Pensavo mi avvisasse che era arrivato il mio amico a prendermi. Invece mi avvertì che era successo un incidente. A Raffaella Carrà, dunque, svelerà ulteriori dettagli. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.